Buongiorno e benvenuti alla rubrica Mondo Social. Ogni giorno scopriamo dei professionisti che operano sul web. Sono persone che utilizzano proprio i social network per veicolare la loro passione. Oggi vorrei subito presentarvi una food blogger milanese di nascita e romana d'adozione. Stiamo parlando di Miriam Bonizzi. Buongiorno Miriam. Come Ciao va? Alessia, Grazie tutto per aver bene? accettato l'invito. È un piacere, è un grandissimo piacere. Allora, Miriam, abbiamo detto che sei una food blogger. Sì. Ma ci spieghi un po' cosa fai esattamente con i social network e la cucina? Allora, io mi sento poco food blogger, mi sento un po' più social, perché infatti diciamo che la maggior parte delle mie ricette io le condivido tramite i social. Il blog ce l'ho. Ma siccome non c'è questo di interagire con le persone, perché il blog è un po' più statico, pubblichi la ricetta e le persone a volte commentano, oppure, raramente. Invece con i social io mi trovo più a mio agio, cioè mi piace di più pubblicare una ricetta perché ho anche la possibilità di interagire di più con le persone. Infatti, ogni volta che io creo un contenuto che può essere una ricetta prettamente dolce, io faccio dolci, Stiamo vedendo. la pubblico sui miei canali social che sono Instagram, Facebook, i principali. E Ma quindi è dopodiché. nato questa, diciamo, questa tua attività? È nata più per una passione nei confronti dei social network oppure è nato più per veicolare proprio piatti, ricette? Allora, guarda, è nata principalmente per una passione e una venerazione che ho per il cibo. Adoro poi la fotografia. Diciamo che con i social network sono riuscita a unire, a ottenere un ottimo connubio, perché secondo mio avviso, o comunque anche sopra, cioè, su indicazione di altre persone, si mangia prima con gli occhi e poi con la bocca. Queste infatti sono foto mie, infatti la mia seconda passione è anche la fotografia. Quindi Complimenti perché sono montaggio. davvero bellissime. Grazie. Questa l'ho fatta per il raggiungimento dei 10.000 follower su Instagram. Adesso quanti follower 13.500 hai? E su da quanto Instagram. tempo, diciamo, sei attiva sui social? Allora, io vengo dal mondo del cake design, ormai da 15, no, 15 anni, no, ma 11 tutti, e devo dire che già da lì, siccome avevo fatto delle collaborazioni con testate giornalistiche, ho fatto anche dei libri, mi sono fatta un po' conoscere. Poi, a distanza di qualche anno, ho conosciuto il mondo del food blogger e me ne sono innamorata appunto perché le mie passioni erano la cucina e la fotografia. Ho detto, ma che bello riuscire a fotografare quello che fai, a divulgare una tua ricetta e aiutare le persone anche perché secondo me i social devono servire, cioè servono a mio avviso, per aiutare anche le persone perché se vedono una foto bella, una ricetta, è giusto anche che le persone che Certo. ti seguono devono raggiungere il risultato, quindi io disponibilissima, do sempre consigli a tutte le ragazze che mi seguono, che mi chiedono qualsiasi informazione, perché è anche bello poi vedere la loro felicità. Miriam, tu sei coautrice del libro Mugcake. Sì, non so, sì, quello, poi ho anche collaborato per altri due libri, sì. E cosa, insomma, com'è nata questa voglia di pubblicare addirittura il libro? Allora, tieni conto che io collaboravo con la casa editrice che l'ha prodotto e quindi ce l'ha proposto perché ha visto che era un'idea abbastanza innovativa. Infatti, ti parlo di 2014-2016, se non sbaglio, quindi parecchi anni fa. E devo dire infatti che ho suscitato molto interesse perché c'era la praticità di riuscire a fare delle torte in tazza in pochissimi minuti nel microonde. E infatti eravamo andati anch'io in stampa, quindi sì, sono coautrice di quel libro dove ho collaborato appunto per la realizzazione di tutte le parti edibili della realizzazione delle mug cake e tutto quello che andava di contorno edibile. Ma quindi tu, Miriam, prediligi solo dolci oppure ti occupi anche di ricette salate? Allora, prediligo i dolci perché sono golosissima. La mia passione più grande è la pasta frolla, Buono. infatti io insegno anche la decorazione con ghiaccia reale su biscotti. E quindi diciamo che i dolci diciamo che vanno per la maggiore, ma anche con il salato ogni tanto mi diverto sì, a
a far qualcosa, sì. Ma quindi tu, Miriam, concretamente, no? Come procedi? Cioè, costruisci un piatto, poi posti la foto e poi la pubblichi assieme alla ricetta, insomma, come ti muovi in questo senso? Allora, dipende, perché diciamo che anche la questione dei social ti portano delle collaborazioni. Alcune foto nascono appunto perché magari un brand ti contatta, ha bisogno appunto di pubblicizzare il suo prodotto, quindi io finalizzo, studio cosa fare, come esaltarlo, diciamo, il prodotto che devo utilizzare. Dopodiché, una volta che decido la ricetta, la faccio. Tendenzialmente faccio sempre porzioni piccole perché mi piace la mini pasticceria, ma anche perché è più facile fotografarla, a differenza di cose più grandi. E semplicemente faccio la ricetta, trascrivo tutto il procedimento, dopodiché la vado a pubblicare prima su Instagram, perché io adoro Instagram, è per me Sì. il social network preferito. E proprio nella didascalia proprio segno anche la ricetta, proprio tutto il procedimento, e faccio così, vi riporto anche su Facebook. E poi resto a disposizione delle ragazze che mi fanno qualsiasi tipo di domanda, dagli ingredienti usati, dalla procedura che magari non è chiarissima. Ma su Instagram, Miriam, tu pubblichi direttamente il post oppure utilizzi anche le storie? Anche le storie sì, le faccio, mi diverto più che altro di rimando ai post. Magari o parlo dello specifico come è nata appunto quella torta, perché è stata fatta, perché è stata creata, e più che altro spiego sulle stories. Sì, le uso, mi diverto anche con le stories. Poi subito dopo aver, diciamo, cucinato i tuoi dolci meravigliosi, perché a guardare mi è venuta già l'acquolina in bocca, li mangi da sola oppure in compagnia? Li regalo ai vicini di casa, perché sia mio marito che mio figlio Christian non mangiano i miei Non ci dolci. credo. Giuro, giuro. Guarda, allora dimmi subito dove stai che mi vengo a trasferire così sarò la tua vicina di casa. Guarda, ti dirò, siamo anche vicine. Ti dico, sì, siamo vicine, vicine. Ma allora, guarda, io aspetto un tuo dolce. Va bene, volentierissimo. Ma solitamente a settimana quante ricette realizzi? Allora, tralasciamo questo periodo che fin quando non calano le temperature non ho intenzione di accendere il forno, ma tendenzialmente, guarda, ti parlo al mese, 5-6 ricette al mese tutte, sì. Quindi anche più di una settimana a volte, dipende. Poi devo essere molto ispirata. Certo, è anche un lavoro di creatività, suppongo. Molto, poi amo la creatività a 360 gradi, sì. Quindi tu non ti concedi mai una ciambella così, magari squallida, come potrei cucinarla io, ad esempio. Stai No, la sempre lì a faccio, decorare. no, magari la faccio, ma la decoro in maniera creativa. O magari Quindi mi piace magari dici appunto. la ricetta è semplice, però poi con la decorazione sembra qualcosa Brava, di pazzesco. infatti, ecco la particolarità delle mie ricette, che sono facilissime da realizzare, non hanno bisogno di ingredienti particolarissimi, ma sono facilissimi da reperire in qualsiasi supermercato. E però, appunto, come ti dicevo, la particolarità sta nella decorazione. Ma allora una domanda mi sorge spontanea, no? Quando siamo, diciamo, rimasti per tanto tempo chiusi in casa, ma quanti dolci hai fatto al giorno? Tantissimi, tantissimi, perché durante il lockdown veramente io, contrariamente secondo me alle tantissime persone, ci stavo anche bene da una parte, perché appunto riuscivo a fare, sfornare, fotografare tranquillamente. E sì, mi sono messa anche a fare il pane, ma penso che ormai l'80% degli italiani che erano a Sì. casa appunto si è divertita un po' appunto a sfornare la qualunque. E sì, infatti. Non ti dico tutti i giorni, ma un giorno sì, un giorno no, sì, fornavo qualcosa durante il lockdown. È Miriam, anche ma un qual è modo il per tuo piatto forte? la pasta frolla. La pasta frolla più che altro perché l'ho studiata facendo corsi, avevo bisogno di una pasta frolla che mantenesse la forma durante la cottura e che non si sbriciolasse, soprattutto perché quando vai a darla appunto alle corsiste e devono decorarla, hai bisogno anche di avere determinate caratteristiche, Sì. e io ho bilanciato tutti i vari ingredienti per riuscire a ottenere appunto una pasta frolla ad hoc.
E quindi mi diverto con la pasta folla a colorarla, a pitturarla, a tagli forme strane, perché poi adesso per la maggiore vanno anche, non so se hai mai visto, quei mattarelli decorati in legno Sì, che gli danno. Quindi che veramente hanno la tipo pasta delle folla. formine incorporate. Brava, tantissime, si possono fare tantissime cose con la pasta frolla. Fantastico, fantastico. Ma Miriam, quando hai deciso di intraprendere questo percorso, no? C'è stato qualcuno che, diciamo, ti è andato contro, che non ha accettato questa cosa? No, diciamo di no, che è stata all'inizio è partita tutto come hobby. Ma non credevo nemmeno io a quello che stavo, cioè nel senso lo facevo per, ma anche adesso non lo faccio finalizzato uno scopo, lo faccio prima di tutto per una questione mia personale. Infatti io sono super critica su tutto quello che faccio, troverai mille difetti su quello che pubblico, però alla fine dico vabbè, questa può andare perché poi per ogni creazione faccio dai 100 ai 150 scatti. E devo dire no, no, devo dire che all'inizio no, contro no, nessuno. Anzi, poi i piccoli successi che ho avuto costantemente, anzi, hanno fatto sì che le persone appunto o si affezionassero a me o che anche i familiari avessero stima di me, tra virgolette, cioè, no, no, Quindi i tuoi contro familiari, insomma, tuo marito, menzionavi prima tuo figlio, hanno appoggiato questa cosa? sì, diciamo che si lamentano più che altro perché io sono minimal in tutto quello che faccio, ma sono un disastro in cucina nel senso per riordinare. Infatti mi piace fare, ma poi per pulire. Quindi poi lasci ripulire e cucina a tuo marito. No, 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 lo faccio io, però con i tempi molto, molto lenti, quindi c'è sempre un po' di aspi, un po' di discordia su questo. Perché sei un po' pasticciona in cucina, quando devi realizzare una ricetta utilizzi, non so, tanti piatti. Sì, non tantissimi piatti, però magari quello che sono più maniacale nell'elaborazione della ricetta e nella presentazione. Ma magari faccio la crema, lascio al pentolino, quindi mi dedico principalmente alla creazione e successivamente poi al riordino della cucina. Ma qual è l'ingrediente, chiaramente nel senso metaforico del termine, l'ingrediente che non deve mai mancare in cucina quando decidi di realizzare una ricetta? La farina. La farina per me è un ingrediente fondamentale per le ricette perché c'è in quasi tutte le ricette che io faccio. Invece dal punto di vista metaforico, l'ingrediente, quel pizzico di personalità che non deve mai mancare, quel Secondo tratto, me quella la caratteristica. creatività. Secondo me, come dicevi tu, la creatività. Quella fa molto, perché lo stesso, magari stesso biscotto presentato in un modo o presentato appunto in maniera creativa ha anche un successo diverso, lo riscontro anche appunto con i social, questo. Ma invece a livello logistico, no? Come ti muovi? Cioè, nel senso, prima tu pensi una ricetta, la realizzi e poi la decorazione è tutta un'altra cosa, ci pensi dopo, No, no, oppure no. tu immagini già il piatto già decorato in partenza? Io lo vedo già finito. Prima di Ah. Lo realizzarlo, prima di cucinarlo, lo vedo già come deve essere. visualizzi già finito. Sì, poi mi arrabbio se non dire come decido io, come nella mia mente. E qualora non risultasse per come l'hai pensato, lo rifai? No, 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 difficilmente lo rifà. Non voglio peccare di presunzione, ma ti ripeto, siccome sono cose talmente semplici veramente a riprodurle, tendenzialmente mi vengono quasi tutte bene al primo colpo. Non voglio, però ti dico, non Brava. voglio bestia. No, no, tranquilla. Ma qual è stata l'ultima ricetta che hai realizzato? Proprio l'ultimissima. Non Dico impreparata. te la Ho ricordi. pubblicato ieri una ricetta a cui sono legata sentimentalmente perché era di mia zia e non ho divulgato la ricetta lì. Perché siccome ho Di che si manoscritto tratta? di una torta, si chiama torta Bertulina, è una torta dell'usanza cremasca, perché mio papà e mia zia erano cremaschi, e non ho voluto divulgare la ricetta lì, ma perché ti ripeto, ho in mano un manoscritto di mia zia, dove c'è proprio tutto il passo passo della sua ricetta, quindi chi ha voglia me la sta chiedendo, infatti da ieri che sto dando la ricetta in privato, ma ti ripeto, più per una questione affettiva che non voglio magari Sì. pubblicarla come tutte le altre, perché ha un ruolo completamente diverso quella ricetta. Ci sta. Ma senti, ma questa tua passione è una passione ereditata, oppure suppongo dalla zia a questo punto, oppure è un qualcosa che è proprio nato in un periodo particolare della tua vita? No, allora, devo dire che ho mia mamma
che è bravissima a cucinare e ho anche mio fratello altrettanto bravo. Infatti a Natale dal meglio, lui fa cose un po' più particolari rispetto a me, molto più ricercate a livello Addirittura. salato. Sì. Quindi diciamo che forse ho avuto come guida e poi anche mia zia, sì, quella che abbiamo citato prima, che quando ero piccola mi ricordo che la vigilia di Natale insieme a lei facevamo i ravioli fatti in casa, questa torta che si chiama torta Bertolina, mi ricordo il sapore che Sì. quando la faceva lei, quindi sì, diciamo che sono queste tre persone che magari hanno influito questa mia passione. Bello, bello così. Ma invece Miriam, a livello di riscontro, che tipo di riscontro hai? Sono solitamente donne, uomini, ragazze? Chi ti scrive? Donne. Donne. 90% sono donne. Perché magari le donne sono più brave a smanettare coi social, con le ricette, gli uomini non. Non so il perché, ho anche qualche uomo che mi scrive, che mi chiede informazioni, però principalmente ti ripeto, se non l'85, il 90% sono donne, sì. Ma sono, Sì. non so, che età media? Guarda, considerando che alcune appunto sono magari o mie corsiste o sono affascinate appunto dal mondo della decorazione, quindi tendenzialmente partono da 20 anni e io ho anche le nonne che mi scrivono, infatti mi fa piacerissimo perché anzi dovrebbero essere loro a spiegare a me alcune cose, invece sono io che magari con i metodi moderni Certo. a ricreare la loro ricetta in chiave moderna. Certo, ma nel momento in cui devi realizzare una ricetta, che strumenti usi in cucina? Non so, hai varie tecnologie moderne, non so, il Bimby, oppure fai tutto a No, mano? non me lo nominare il Bimby, ti prego, perché a mio avviso chi ama cucinare non dovrebbe usare il Bimby. Lo usa chi magari non ha tempo, gli piace la cucina, ma io non è che sono contro il Bimby, ma perché secondo me poi non tutte le ricette possono essere abbinate al Bimby. Cioè il Bimby ha le sue ricette ed è giusto che vengano usate le ricette del Bimby, per amor di Dio. Però io non lo comprerei Guai, mai. guai. Dai, Andrò contro la maggior parte delle persone, però per come sono fatta, sei allora tradizionalista. sì, ma proprio mi piace. Se devo fare un risotto, devo essere io a farlo, a Vabbè, ci sta. mescolare piano piano il brodo. E nella mia cucina c'è una planetaria, il classico rubo da cucina, il frullino di immersione, sì, il frullatore ad immersione, e il forno. Forno, microonde, quello microonde e Ma basta. invece hai detto che in questo periodo chiaramente non ti va di utilizzare il forno perché fa caldo. E quindi un dolce freddo e veloce da fare, quale consiglieresti? Il gelato senza gelatiera, con tre ingredienti, E co come fai? veramente. Voglio saperlo immediatamente. Allora, adesso non mi chiedere le quantità perché non me le ricordo a memoria. No, no. Possono trovare direttamente sotto la mia gallery, sotto la foto del gelato. Si usa della panna liquida, quella da dolci, del latte condensato che potete comprarlo o farlo direttamente, che è semplicissimo farlo. E poi l'aggiunta, diciamo che con questi due ingredienti hai la base del gelato e poi vai ad aggiungere l'ingrediente per distinguono, che può essere la crema di pistacchio, che può essere il caffè per farlo al caffè, alla Nutella, qualsiasi. Questa diciamo che è la base. È veramente semplicissimo. Devi far montare prima la panna, non solidissima, aggiungi il latte condensato, mischi il tutto e ti ripeto, questa è la base. Potresti già avere la crema. E poi vai ad aggiungere appunto l'ingrediente che per fare il gusto a tuo piacimento. E poi lo metti nel congelatore per 4-6 ore e hai un ottimo gelato per te. Buono, ma Miriam, invece capita mai che tu realizzi magari dei dolci però versione light, quindi senza la panna, insomma alimenti più dietetici, più sani? Eh sì, perché sono a dieta spesso, mi ci metto, ma poi ritorno alla vita normale. Sì, mi piace infatti sostituire alcuni ingredienti, come ad esempio invece di mettere lo zucchero semolato, metto lo zucchero di canna, che ha una caratteristica diversa nelle ricette, perché lo zucchero di canna rende l'impasto leggermente più umido. Ho sostituito magari il burro a volte in alcune ricette con l'olio. Attenzione però. Non è che tutte le ricette possono essere sostituite per farle diventare light.
Alcune possono essere sostituite proprio in toto la stessa quantità dell'ingrediente, altre no, perché deve esserci anche una sorta di bilanciamento, perché appunto la pasticceria è scienza, quindi non possiamo giocarci più di Certo. tanto, perché poi rischiamo di non avere un'ottima riuscita del nostro dolce. Ma invece Miriam, un'ultima curiosità, così giusto per sapere, tu sei patita di dolci, sei stragolosa, insomma, ci siamo dette di tutto, ma preferisci dei cibi, dei dolci fruttati o al cioccolato? Mamma. Cioccolato e caramello e pistacchio. Sto Mamma mia. sognando, guarda. E invece come sei messa con la frutta secca? Ti piace utilizzare, non so, pistacchi, nocciole? Esatto. Sì. Nocciole, amo tantissimo i baci di dama, quindi base di farina di nocciole. Sì. E Sì, mi il piace anche cocco ti tantissimo. piace? Da morire. Ho fatto dei Bounty homemade, io. Buonissimi. Buoni, buoni, buoni. Erano in versione gelato. Ah, quindi Bounty gelato. Sì. Buono, buono. Mi sono persa tra tutti questi ingredienti pazzeschi perché anch'io sono golosissima. Aspetto un tuo dolce al più presto. Va bene, prometto, te lo porto, giuro. Grazie Miriam, guarda, è stato davvero un piacere. Grazie per aver accettato l'invito. Grazie Grazie a per voi. diciamo, il tuo intervento. Noi ti seguiremo. Ricordiamo a questo punto la tua pagina Instagram, così i nostri ascoltatori possono andare a spulciare. Certo, guarda, mi trovano su tutti i canali social col mio nome e cognome, Miriam Bonizzi. Miriam Bonizzi, mi raccomando, mettiamo un segui. Buona Grazie. giornata, Miriam, Anche a grazie. te. Ciao Alessia. Ciao. 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 Bene, abbiamo sentito Miriam, io ho già l'acquolina in bocca, visto che si avvicina anche ora di pranzo. Bene, per oggi è tutto, mi raccomando, non mancate domani perché ci saranno tanti altri ospiti da scoprire. Arrivederci.